Che importanza ha la medianità nei confronti dello sviluppo della coscienza dell'uomo? Questo è il discorso di fondo che ci interesserebbe. Tutta la medianità, anche in parte forse quella fisica, riesce a dire qualcosa? Ma risponde: se consideriamo la medianità come un'energia che in qualche modo lega l'animo al corpo, o in qualche misura entra nella composizione della struttura energetica che appunto consente all'anima di potersi unificare in un certo senso al corpo, in questa chiave la medianità, che io preferirei chiamare energia di collegamento, ha una sua rilevante importanza. D'altra parte è così. La medianità è l'estrinsecazione di una forza atipica, per così dire, la quale trova il suo centro di partenza in quella energia che lega la struttura dell'anima al corpo stesso. Ecco perché tutte le persone viventi posseggono questa energia. Naturalmente, quando in questa energia si verifica un'anomalia, e per anomalia si può intendere anche un maggiore potenziale o una cattiva distribuzione di questa energia, è possibile, da parte del soggetto vivente, poter produrre un fenomeno atipico. Oppure, quando ciò non è possibile, porsi in atto una situazione mentale anch'essa atipica. Ad esempio, l'intuitività, la creatività o comunque quelle manifestazioni psichiche che comprendono la percezione di una visione che normalmente non è leggibile nella realtà esterna. Allora questa medianità a livello di una persona normale consente anche un lavoro di introspezione, cioè attraverso la coscienza risalendo, e meglio dire penetrando nel concetto o nella visione dell'interiorità, consente cioè questa energia di passare ad una situazione di coscienza o addirittura di incoscienza, quando questa penetrazione dell'interiorità si accompagna ad un vero e proprio deliquio psichico. Quindi, questo mi pare si possa in maniera molto schematica dire su questa energia, che è definita medianica, ovviamente per comodità di linguaggio, ma che si origina da questa forza che in qualche modo è costretta ad essere altrimenti la struttura dell'anima. E vi comprendo anche lo spirito. Non avrebbe la possibilità di aggregarsi a un tipo di materia che è comunque un tipo di energia dissimile da quella che costituisce l'anima. Da qui poi naturalmente tutti i possibili discorsi. Ma direi che senza ampliarli troppo, è chiaro che una persona alla quale sviluppi un'alta intuitività o un'ampia ricerca dell'interiorità finisce col plasmare nel tempo anche questo tipo di energia, nel senso che acquista una sensibilità alla percezione cosiddetta paranormale, ma che in realtà dal nostro punto di vista è normale, evidentemente. Cioè, riesce a passare attraverso una via inconscia, sino a raggiungere i lembi o comunque a penetrare, in una misura che dipenderà da tanti fattori, la struttura del proprio spirito. Allora abbiamo uno spirito il quale, per avvicinarsi alla Terra, ha bisogno di una struttura animica, perché la sua essenzialità come esistenza, come energia, non gli consente il legame con la materia. Lo spirito, anzi, a dire la verità, non riesce neppure a percepire la materia se non ha un apporto, se non ha cioè un traduttore. Un'energia la quale consente di unire le due parti, materia e spirito. Questa struttura, per convenienza, l'abbiamo chiamata animica. In quest'anima, come sapete, confluiscono vari elementi, fra i quali quelli di natura psichica. E sapete anche che l'anima è mortale e che lo spirito non lo è. Ma attenzione, questo stesso complesso, spirito più anima, ovvero quest'anima totale che comprende lo spirito, a sua volta ha bisogno del legame con la materia, di questa frangia energetica, di questa struttura di energia che gli consente di poter operare o comunque di poter aderire a questa materia. Il discorso non è naturalmente così semplice come io ve lo espongo, perché in realtà questa struttura animica è legata alla struttura cerebrale, dunque si muove. Quando e come si muova è anche questo un problema non facile. Si muove allorquando esiste una modalità psichica che le consente di filtrare, altrimenti questa struttura resta per tutta la vita sufficientemente ignorata dal soggetto vivente. Ed è quello che accade, voi lo sapete, ai più. Coloro i quali si pongono nella vita problemi esclusivamente psicologici, cioè legati alla struttura della realtà, e non si pongono problemi né di introspezione né di interiorità, cioè non riescono a tradurre gli eventi della psiche e gli eventi della materia in significati di ordine diverso, è segno che per molte cause, non escluse quelle di natura educativa, non si sono create modalità di introspezione, di analisi, cioè non si dà luogo a questa filtrazione.
che è di andata e ritorno tra spirito e realtà umana, o tra realtà umana e spirito. Dunque essi restano anche per tutta la vita in una situazione che io chiamo passiva. Essi ricevono egualmente i segnali dello spirito, perché lo spirito dà segnali continuamente, ma a gran parte si perde perché il corpo non li riceve. Quelli che passano vengono avvertiti soltanto come stimoli indistinti di natura imprecisata, e il più delle volte sono inglobati nelle norme e nelle regole morali. Cioè, per lo più, vengono avvertiti all'interno di regole già note e non vengono riconosciuti come segnali interiori. Una nuova domanda. Questo è uno degli aspetti della domanda, quello a carattere più individuale, tecnico. Poi c'è un altro aspetto, ed è quello che riguarda l'influenza della medianità come idea, come contenuti generali sullo sviluppo della coscienza generale dell'umanità, della collettività, come attraversamento globale dell'uomo. Cioè, fino a che punto i contenuti espressi dalle alte medianità di carattere intellettivo riescono ad aiutare lo sviluppo della coscienza umana nella sua totalità? Che incidenza ha questo fenomeno nello sviluppo, sull'evoluzione della coscienza umana? A risponde: ma questo vale per tante altre manifestazioni della sfera umana, non soltanto per la medianità, anche se essa va intesa un po' sui generis. Voglio dire che alcune grandi figure che ha avuto la Terra indubbiamente erano medium, senza alcun dubbio. La medianità non è dunque soltanto l'aspetto, ecco, spettacolare, l'aspetto che si estrinseca e viene riconosciuto come un altro all'interno della medianità. La medianità è anche all'interno della cosiddetta normalità. Voglio dire che era medium, se vogliamo continuare ad usare questa parola, che so, Leonardo da Vinci. Era medium l'Alighieri. Grosse figure del vostro occidente italiano. Sicuramente erano dei medium. Persone dunque capaci di poter usare un'interiorità molto profonda, voi sotto forma d'arte, voi sotto forma di filosofia, di matematica o di scienze, o come nel caso di maestri come Cristo e altri, conoscenze, contributi, dando segni entro cui si ritrovano poi masse considerevoli di uomini. Allora, in questa misura, certo, anche il grande spirito che si incarna per potersi manifestare come tale, cioè per poter dare, se è il suo programma, un segnale che sia riconoscimento, che assuma nel tempo anche il valore del mito, deve provvedersi ed attrezzarsi di quelle forme ed energie atte a far poi manifestare lo spirito nel momento in cui è incarnato. Altrimenti anche una grande entità resta intrappolata nel corpo e non riesce a manifestare niente nonostante ogni evoluzione possibile. Allora è chiaro che la medianità come messaggio, che l'arte come messaggio, che la cultura come messaggio, che la scoperta o l'invenzione come messaggio, concorrono a costituire una delle facce di questa enorme pietra sfaccettata che trascina con sé la media dell'umanità come valore spirituale, tenuto conto che l'umanità nella sua globalità ha una media evolutiva ancora abbastanza bassa. Allora, queste punte avanzate che compaiono in vari fenomeni o all'interno di diverse problematiche portano avanti la conoscenza e destano comunque l'attenzione o fanno conservare l'attenzione su determinate problematiche di carattere spirituale o comunque di carattere conoscitivo tale da indurre la specie umana ad andare avanti, a conoscere sempre di più. Questo avanzamento a ventaglio trascina con sé le masse umane, come dicevamo prima, o le masse spirituali che hanno bisogno in una fase intermedia dell'evoluzione di spinte, di coaguli, di sollecitazioni o di esempi, o comunque di elementi culturali, problematici o stabili che siano, per avere sempre in qualche modo i piedi in terra e la testa in cielo. Allora c'è costantemente bisogno che l'umanità abbia di queste cose. Quindi, le grandi scoperte a favore dell'umanità sono state fatte da individui che avevano una certa medianità? Viene posta questa nuova domanda. A risponde: naturalmente non mi piace usare questo termine, medianità, concepito in questo modo, almeno non la medianità nel senso sperimentale o a volte anche deteriore nella sua collocazione culturale. Intendo dire che, naturalmente, c'è bisogno di un tipo di energia che faccia da tramite tra lo spirito e la terra e consenta all'uomo reale, di poter far fronte a certe esigenze che avverte in maniera ben più precisa rispetto all'uomo cosiddetto normale, che ha delle intuizioni ma non sa che farsene. Invece chi è deputato a questa missione, cioè quella di lasciare dei segni in terra, deve essere anche attrezzato ed aiutato attraverso questa forma che diventa un reale momento di percezione dell'idea, della verità o comunque del problema.
poi lo traduce nel modo che vuole, secondo i suoi mezzi congeniali che sono di natura mentale. Allora, la persona che ha determinate dotazioni può diventare un filosofo, può diventare un grande artista, può diventare un sensitivo, può diventare quel che gli pare, a meno che non abbia la missione specifica di fare certe operazioni. Ma in genere, quello che è importante è che insieme al contenuto spirituale, cioè alla finalità di lasciare un segno di progresso, si accompagni anche la libertà dello spirito di scegliere la modalità che può essergli più congeniale. Nessuno può essere obbligato come spirito ad essere un filosofo. Nessuno può essere obbligato a diventare un grande sensitivo o matematico. No. Egli sceglierà comunque la sua vita secondo criteri inerenti alla sua evoluzione generale, ma utilizzerà quel momento per assecondare un segno che deve essere lasciato in terra, a meno che non gli si chieda, o egli non chieda, o le circostanze non gli dicano, che deve scegliersi una collocazione ben precisa, perché c'è bisogno di quella determinata cosa. Come mai attualmente ci sono dei medium, pochi, che sembrano avere delle facoltà ridotte rispetto al passato? Dipende forse dal troppo raziocinio? A risponde. Certamente anche da questo, ma dipende anche da una maggiore capacità di osservazione dei fenomeni rispetto a prima. Voglio dire che poi anche tanti casi e fatti descritti in passato non erano certamente autentici. La credulità era maggiore. Però a parte questo bisogna dire che indubbiamente l'attività raziocinante fa diminuire queste qualità, perché fa diminuire la capacità di introspezione, di contatto interiore. E siccome sono fenomeni che si basano su questo presupposto, ecco che le energie vengono deviate e incarnate altrove. Però ci sono anche legioni di persone che aspettano di bere questo insegnamento. Si pone questa domanda nuova. A risponde. È vero, ed è sempre stato così. Ma c'è anche da dire che io non sono molto d'accordo su questo punto, ad esempio. Cioè credo, sono convinto, che quasi tutti gli esseri umani vorrebbero avere una guida ed un insegnamento. Ma dico anche che gli esseri umani devono abituarsi a cercarli anche un po' da soli. E questo non viene fatto. Dico che l'evoluzione non può neppure avvenire per plagio, ma come ricerca interiore. Naturalmente è l'intero sistema educativo che è sbagliato. Chi insegna ai bambini a riflettere e a meditare? Chi insegna loro che può esistere una possibilità di colloquio interiore? Allora si capisce che venendo su questi esseri umani, senza indicazioni e parametri, credono per fede, ma la fede diventa debole col passare degli anni. Oppure sono costretti a cercare, ma non sanno cosa e dove. D'altra parte c'è da tenere presente una regola generale che io non mi stancherò mai di ripetere, perché viene fuori sempre questo anelito da parte dell'uomo di voler degli appoggi. Non dovete mai dimenticarvi che lo spirito non viene sulla terra per lo spirito, ma viene per una serie di esperienze di maturazione. Lo spirito non viene per credere, ma per cercare e per capire. Lo spirito non ha da dimostrare niente, perché egli è la dimostrazione di se stesso. Io, ad esempio, non ho certo bisogno che qualcuno mi dimostri l'esistenza dello spirito, perché rispetto al mio mondo sono di me testimonianza. E allorquando vengo in terra posso dimenticare la mia natura e il mio istinto. La mia vocazione possono non portarmi a scoprirla, ma interiormente io so che esiste. Allora è soltanto la natura umana che mi spinge alla ricerca. La natura umana che deve essere rassicurata sulla vita e sulla morte, non la natura spirituale. Voi in quanto uomini cercate la verità, cercate la rassicurazione, cercate la pace, il conforto nella fede, ma questo voi come uomini, non come spiriti. Perché i singoli spiriti di ciascuno di voi lo sanno bene, che esistono e che non hanno da cercare niente dagli uomini, che non hanno bisogno della dimostrazione degli uomini. Questa è la posizione essenziale, per così dire, dello spirito. E ogni volta che voi cercate, forzate la natura dello spirito, cercate di piegarla alle vostre esigenze, chiedete al vostro stesso spirito di dimostrare la sua natura. Ma voi che chiedete? Chi siete? Lo chiedete in quanto uomini? Ma in quanto uomini non ne avete alcun diritto, perché non siete altro che carne in via di putrefazione, benché viventi non siete niente in quanto carne. Tutto ciò che siete è il vostro spirito. Al di fuori del vostro spirito voi non esistete, siete materia in trasformazione, e non avete alcun diritto di porre i quesiti nella maniera in cui li ponete.
Ora in questa centralità voi dovete capire qual è la posizione dello spirito. Dovete pur scegliere e stare da una parte. E l'esigenza è questa. Allo spirito non interessano le dimostrazioni. Se noi in quanto spiriti, se direi l'illuminazione religiosa dell'arte, della filosofia o della cultura, compiono comunque uno sforzo di rappresentazione di un quid che sta in mezzo, lo compiono perché vanno ad incrociarsi esigenze fra loro anomale. Uno spirito cerca comunque di manifestarsi sulla terra. Ma perché? Ma per prendere dalla terra, come un vampiro, tutto ciò che è possibile in quanto esperienza. Dunque cerca un contatto con la realtà della terra, perché attraverso questa realtà si permea dentro di sé, direi, di percezione, di apercezione, per essere più esatti, di ciò che è l'esistenza della vita. La psiche, dal suo punto di vista strutturata in senso storico, cerca di darsi una misura dell'esistenza, culturalizzando il linguaggio, quindi andando ad incrociarsi con uno spirito che ha la stessa esigenza. Disegno contrario, però, e da ciò nasce il processo intuitivo, la collocazione di un quid tra cielo e terra, che nessuno riesce ad afferrare. Lo spirito non afferra interamente la realtà, ma ne avverte questa percezione. L'uomo avverte la percezione dello spirito, ma non riesce a tradurla in linguaggio, perché lo spirito si muove con un altro linguaggio. Da questa situazione conflittuale viene il dubbio perenne, l'incapacità storica di cogliere il segnale. Ma che volete? Questa è la realtà. Lo spirito è una cosa e il corpo ne è un'altra. Allora l'uomo non ha diritto a niente, perché ciò che esiste è lo spirito immortale. E ciò che esiste in voi, nel momento in cui colpite dall'immagine delle mie parole, dal loro significato, potete avvertire dentro una scossa, un sentimento, un afflato, una mano che vi prende, è il vostro spirito che mi ascolta. Al di là di esso, la materia può dir quel che vuole, può accettare, può negare, può sentire piacere nelle parole, ma la verità, il senso, il segno, il segnale, sono il vostro spirito che li ascolta, che li avverte, che sente il significato della mia voce, perché esso va allo spirito, mentre la voce va al corpo. Il corpo può sentirlo in vario modo, il significato. Può anche non cogliere tutta l'estensione del significato o del significante addirittura, che è ancora più profondo del significato. Allora, tra queste immagini speculari, tra questi specchi che giocano ruoli vari nel momento della nostra vita, voi oscillate, vi perdete. Volete dimostrare, cercate di acchiappare un po' tutto, per così dire, dal cervello, dai neuroni, dal linguaggio, dalla semantica, i significati delle cose, le verità, le mezze verità, e fate il vostro dovere. Andate avanti, cercate di scoprire, cercate di capire. Ma non capirete mai tutto. Sia ben chiaro, non potete capire tutto. Ogni volta che noi, io stesso, siamo venuti sulla Terra, ci siamo illusi di aver capito, ma non abbiamo capito tutto. Quella che ci è giunta con l'intuizione, con la ricerca, è stata un eco, perché anche le verità devono essere tradotte. Devo usare il vostro linguaggio, devo parlare con la vostra voce, dire i vocaboli che possono farmi capire. Devo stare attento a non andare più in là, più in qua, perché devo rispettare anche la vostra evoluzione. E non posso darvi più di quanto voi possiate meritare, ovviamente, perché non sarebbe giusto. Posso andare, certamente vado a volte molto più in là, perché il messaggio ha risonanza ed eco anche fuori di qui. Ma devo tenere ancora conto dei limiti dell'umanità, degli altri. Tutti hanno fatto così. Voi non potete avere più di quanto l'evoluzione globale della Terra in un determinato periodo storico può ricevere. Di più non potete avere, perché questa è la giustizia, che ciascuno spirito riceva secondo il suo limite evolutivo. E ciò che vuole in più se lo deve cercare da solo, perché l'evoluzione è un fatto individuale e non collettivo. Non esiste una collettività che si evolve. Esistono uomini singoli, spiriti singoli. Ognuno di voi è autonomo, indipendente dagli altri. La sua evoluzione è eterna, ma è individualizzata. Ognuno di voi è un segno diverso rispetto ad altri segni. Non c'è collettività. C'è l'individualità in una collettività. Ed è così che funziona la legge di Dio. Una nuova domanda. Voi che non avete queste remore a livello di coscienza, voi che avete una coscienza piena della realtà di ciò che è,
Come potete ridurre, quasi dimenticare questa condizione per affrontare dei problemi più contingenti, cioè più vicini a noi? A risponde: non si tratta di dimenticare, si tratta di utilizzare ciò che conviene utilizzare. La dimenticanza all'atto dell'incarnazione è una dimenticanza fittizia, è un artificio. In realtà lo spirito nella sua pienezza non dimentica, perché non abbandona mai niente. Qui dimenticare, intendiamolo per abbandono, non come fatto di memoria, processo evolutivo del cervello umano. Quindi, per lo sviluppo si tratta di un potenziale che non viene manifestato e utilizzato. Lo spirito utilizza però sempre il potenziale complessivo che dà per risultanza la sua intelligenza. Voglio dire che io, nel manifestarmi a voi, non divento meno intelligente, per usare questi termini, ma appunto riduco questa qualità complessiva, manipolo la coscienza che ho, in modo da dare un certo risultato, ed è chiaro che utilizzando un materiale più scadente, se vogliamo, esso appare meno intelligente di quello che produrrei se non avessi questa riduzione. Però esso è illuminato lo stesso dalla qualità di fondo. Perché anche nella scelta del materiale c'è un fatto di intelligenza, cioè l'intelligenza della mia struttura mi vieta, diciamo così, o mi inibisce di utilizzare un materiale non adatto, tanto per così dire. Un nuovo quesito? Dal nostro punto di vista appare strano, per esempio, che non sappiate apparentemente niente l'uno dell'altro, cioè che non ci sia un richiamo a questa fonte unica che ha programmato questi interventi a livello medianico o paramedianico. A risponde: anzitutto, nel comunicare con l'uomo ciascuno prende le proprie responsabilità, utilizza la sua personalità e manifesta dunque la comunicazione al proprio livello, anche tenendo conto, purtroppo, e questa è una vecchia storia, dell'ambiente in cui viene ricevuto il messaggio. L'ambiente vuol dire moltissimo, dal momento che, come avete ben visto nella vostra esperienza ormai di molti anni, è esso che diffonde le comunicazioni. Da questo non si può assolutamente prescindere. C'è dunque anche un lavoro lento di preparazione nell'ambiente. Gli ambienti sulla Terra sono assolutamente sfasati fra di loro, sicché può accadere benissimo che una cosa che io oggi dico, un altro l'abbia già detta 10 anni fa, oppure che la dica fra 20 anni, proprio a causa del fatto che dobbiamo seguire in qualche modo la preparazione dell'ambiente. In secondo luogo, c'è da dire che la libertà ha molte sfaccettature e che esse vengono liberamente manipolate e trasmesse da un'entità che coglie l'aspetto più congeniale alla propria evoluzione o all'interesse specifico che viene a crearsi nel gruppo che riceve il messaggio. In terzo luogo, diciamo che la verità ha varie gradazioni e che esistono sui differenti aspetti. Il problema è invece un altro ed è il centro, il cuore della situazione. Cioè anche qui viene utilizzato un tipo di linguaggio estremamente differente da un'entità all'altra, in dipendenza di tutta una serie di circostanze, e spesso dietro questo linguaggio le verità sono uguali, cioè si tratta della stessa verità, vista magari da angolazioni particolari, ma che immessa in un particolare linguaggio può apparire completamente differente. Naturalmente, fatta sempre salva la qualità della comunicazione, altrimenti il discorso non si pone, non potrebbe porsi ugualmente a un livello di intuizione. Come sapete, una stessa verità che venga intuita da uomini differenti viene intuita diversamente. Un fenomeno del genere può più o meno verificarsi anche fra di noi spiriti. In quarto luogo, vi è un'estrema varietà di evoluzioni negli uomini e anche negli spiriti che operano in un programma. Programma che, come abbiamo visto una delle ultime volte, ha anche una sua estrema elasticità e che non viene quindi inteso come un elemento rigido posto fuori dalla Terra. Non si tratta cioè di un canovaccio sul quale va iscritta la vita dell'umanità in modo fisso e inamovibile. Gli spiriti sono essi stessi, in fondo, protagonisti di questa programmazione. Essi la costituiscono con la loro presenza e con la loro evoluzione la stabiliscono. E si tratta talvolta di un adattamento fra le evoluzioni molteplici e miste di questi spiriti e le situazioni storiche terrestri. Se è vero come è vero che vi siano tracce prestabilite e percorribili in tanti e tanti modi diversi, naturalmente voi capite come comunicazioni che vengono dai vari livelli di questa situazione programmatica possono dare degli alti e bassi, e soprattutto una serie di varianti che sono dovute a situazioni e realtà oggettive che esistono qui, dalle nostre parti. Cioè, veramente come ampia gamma di varianti, per un certo tipo di esperienza, nel corso di una comunicazione si esprimono spiriti provenienti da questa vasta gamma programmatica. E si possono quindi avere indubbiamente delle situazioni o delle conoscenze che sembrano diversificate e che invece sono uguali.
Noi abbiamo detto una volta che una medesima esperienza può effettuarsi in modo altamente dissimile in due spiriti e dare esattamente lo stesso effetto. Il che significa che oggettivamente, viste dal di fuori, sembra che si tratti di evoluzioni e di esperienze differenti, mentre si tratta della stessa cosa. Vedete? Tanto per dare un'idea molto molto inesatta, ma che forse vi aiuta a capire, io ho visto un numero elevatissimo di queste esperienze naturalmente. Si può avere ad esempio l'esperienza del bruciarsi, sia semplicemente scottandosi un dito che stando in un incendio o anche stando nel freddo polare. Vi sono spiriti che hanno un'esperienza terrorizzante nel tagliarsi un dito ed altri che non si terrorizzano nemmeno se fisicamente muoiono uccisi da un pugnale. La diversità enorme di valore nell'assegnazione di un ruolo naturalmente vi dice come due entità, per esempio l'una morta uccisa con un coltello e l'altra che semplicemente ha avuto l'esperienza di tagliarsi un dito, possono dare versioni apparentemente differenti. Anche se entrambe hanno capito la stessa cosa, possono impostare il discorso in maniera tale da creare delle apparenti divergenze. Poi c'è da dire che qualcuno si ferma più su e qualcuno più giù. Ciò significa cambiare la prospettiva totale del discorso, a parte naturalmente lo strutturare secondo la propria personalità a un linguaggio, quando si manifesta attraverso una forma medianica. Sicché, in definitiva, io non ritengo che ci siano differenze nella sostanza, ma semplicemente angoli di visuale differenti. Ecco un nuovo quesito. Noi qui, come incarnati, con la nostra personalità psichica, che è anche un riflesso di quella spirituale, abbiamo una coscienza di noi stessi che deriva in parte da precisi rapporti di spazio e di tempo, e rapporti che vengono interrotti bruscamente dalla morte. Mi ponevo quindi un problema di questo nuovo mondo, con nuovi rapporti, e della continuità da stabilire. A risponde: il problema non esiste. Ma è vero quanto tu dici, cioè che le manifestazioni della personalità umana sono orientate in modo sociale, soprattutto in base ad elementi più o meno precisi, quali lo spazio e il tempo. Infatti le possibilità della personalità umana restano entro questi limiti. C'è un'altra cosa ancora. Il fatto di non perdere completamente la personalità umana, se non quando si è raggiunto in terra l'ultima incarnazione. Questa è un po' una garanzia per lo spirito, onde evitargli un trauma, un non ritrovarsi, uno smarrirsi. In si fatto modo lo spirito non si smarrisce, ritrova il suo mondo, il suo modo di essere e di concepire le cose, ma tutto avviene con molta dolcezza ed egli non ne risulta traumatizzato. In realtà vi è un fatto psichico che, una volta morti, rallenta la sua influenza. Entrano poi in gioco altri meccanismi, quindi nuove visioni senza spazio e senza tempo, ma non con assenza molto marcata. In realtà lo spirito non ha ancora precisa questa visione del non spazio e del non tempo. La intravede ed in essa diventa sempre più precisa via via che abbandona gli elementi psichici, quindi in pratica via via che si evolve. Perciò dicevo che in fondo non è un problema. Si tratta di due mondi diversi e di possibilità e facoltà diverse. Ambedue i mondi risultano essere ambienti diversi per l'essere che ci vive, ma con personalità diverse. Pertanto la proporzione c'è sempre. L'eventuale smarrimento è ridotto dalla presenza di un involucro psichico più o meno rarefatto e dal letargo, per così dire, che aiuta molto a ritrovarsi nella nuova situazione. In fondo non c'è niente di nuovo, in quanto ci si ritrova di fronte non già all'interpretazione o a ipotesi, ma a un meccanismo che resta sempre lo stesso. L'evoluzione avviene con il complesso psichico, altrimenti la vita sarebbe inutile. Durante la vita la psiche c'è sempre. Lo spirito si svincola completamente dai riferimenti spazio-tempo, dai riferimenti dimensionali, quando l'ha perduta completamente. Ma non quando si evolve, allora? C'è questa domanda. A risponde: inizia un cammino diverso. In qualunque momento della vita dello spirito, incarnato o non, l'evoluzione è sempre possibile. Una nuova domanda. Potrà mai l'uomo ritrovare il senso di Dio? A risponde: oscuramente nell'uomo in crisi di oggi c'è la necessità di ritrovare Dio, perché indubbiamente l'avete fatto morire piano piano, sviluppando un tipo di mondo scientifico fatto in un certo modo che sostiene essere scienza soltanto ciò che viene ripetuto in laboratorio, mentre tutto il resto non sarebbe scienza. Questo equivoco, questo errore,
perlomeno questo voler sempre e soltanto segnare le cose a vantaggio della scienza, negando tutte le altre, si è ripercosso duramente su di voi. Dio e lo spirito, essendo essenze non soggette a verifica sperimentale, sono stati immediatamente scartati come non aventi le caratteristiche per entrare in un discorso scientifico. Insomma, l'uomo è stato considerato soltanto un essere materiale, e non nella sua completezza. Cioè un essere che non è soltanto materia, perché tutte le sue manifestazioni sono anzi prevalentemente psichiche, ed essendo tali, non sono soggette a sperimentazione, perché la psiche, che io sappia, non può essere imprigionata sotto un microscopio. Già facendo questa grossa suddivisione si è tolto all'uomo molto. Infatti la scienza può occuparsi di epatologia, di cardiologia, di biologia o di fisica, ma non può occuparsi della sfera mentale, psicologica e delle pulsioni, cioè spirituali, sociali, umanistica, o come la volete chiamare, dell'essere umano. Quindi si è sottratta la parte più importante del campo in cui vive l'uomo e dove c'è anche Dio, magari solo come presenza teorica, però anche in pratica nel momento in cui il comportamento, la direzione, la metodologia interiore di lavoro e di produzione diventa il coacervo di fatti, di tensioni e di pulsioni che in un modo o nell'altro hanno le loro matrici in un motore, in un reggitore che comunque fa quadrare le cose all'interno della struttura spirituale dell'uomo. Ora questo blocco di tipo divino, questa divinologia, per così dire, è stata completamente spazzata via. E Dio è rimasto da un'altra parte. È rimasto il grande estraneo, anzi, per alcuni è rimasto soltanto una definizione dietro la quale non ci sarebbe niente. Il voler condurre le cose in questo modo è stato estremamente deleterio, quindi un'accusa precisa io la farei senz'altro al metodo che si vuole sia scientifico. Esso ha dato grandi cose all'uomo, ma gli ha tolto cose ancora più grandi. La felicità interiore come equilibrio, soprattutto. Il riferimento alla tranquillità. Ha eliminato un fertile terreno di ricerca e di indagine. Non dico che le cose dette prima in passato fossero buone o giuste. Dico che il discorso poteva essere ripreso in altro modo, con altre parole, con un nuovo metodo di lavoro, mantenendo in piedi il metodo della ricerca, ma trasformando anche la spiritualità in una ricerca dell'essere interiore, facendo qualcosa per mantenere acceso il fuoco, la fiaccola, per non far cadere quella bandiera alla quale, bene o male, miliardi di esseri umani si sono aggrappati e che li ha mantenuti in piedi. Noi questo l'abbiamo sostenuto anche in momenti meno sospetti, quando dicevamo di non uccidere le religioni, ma prima di sostituirle, perché con tutto il loro carico di errori, se non riuscite a sostituirle con qualcosa di meglio, è preferibile che rimangano. Questo oggi si dimostra vero perché la maggior parte degli uomini ha bisogno di qualcosa di quel tipo, di quel genere. Ha bisogno della musica sacra, dell'organo che suona, magari della processione, magari delle sciocchezze che può dire il parroco dal pulpito. Ha anche bisogno di questo perché o viene educata a pensare, a sfruttarsi dentro, e allora ne può fare a meno. Ma se questo non c'è, è meglio che resti dove si trova. Questo non l'ha capito nessuno. Per cui il crollo di tutto che ha comportato per l'uomo anche quello di Dio è dovuto principalmente alla cosiddetta scienza, che non si è limitata ad essere soltanto tecnica e tecnologia, che allora il discorso sarebbe stato diverso, ma ha invaso il campo di ciò che una volta erano le scienze filosofiche, le scienze religiose. La stessa filosofia è diventata una psicologia della scienza e ha perso i suoi caratteri distintivi che erano quelli della poesia, della pura speculazione intuitiva, pulsione, sia pure istruita e metodologicamente incanalata dell'idea, partendo magari in modo errato dall'utopia, ma con la possibilità di correggersi. Essa segnava una svolta, era una scienza. Oggi credo che non lo sia più. Di errori ce ne sono stati molti e gravissimi errori che non vanno imputati in modo semplicistico all'economia, alle politiche, no. Questi sono soltanto effetti. Gli errori sono dovuti all'impostazione della cultura del mondo, dai passaggi come quelli che vanno dall'illuminismo sino ai giorni nostri. In quell'arco di secoli in cui il mondo è cambiato, in cui la scienza positivista è diventata una scienza materialista, certo non per influenze di tipo politico ed economico, no, perché la scienza anzi si è voluta creare un terreno autonomo, si è autodefinita, ha scartato da sé qualsiasi altra possibilità e si è letteralmente irrigidita in una definizione di tipo galileiano, che andava bene per una ricerca pura e applicata,
ma che non doveva essere generalizzata tanto da trasformare la stessa scienza nella nuova cultura dei popoli. È stato un falso vero e proprio, che non doveva essere compiuto dalla scienza. Se tutta la colpa di aver eliminato Dio non va alla scienza, è solo perché molta colpa deve essere assegnata anche a tutti coloro che l'hanno subita senza saperla confutare. Proprio col dire: il tuo campo è quello e non devi assolutamente invaderne altri. Però bisogna anche dire che la filosofia e la religione erano troppo deboli per organizzare un'adeguata controffensiva. Ma il problema non è anche il mediocre livello evolutivo dell'uomo? Esistono cose inaudite, ignoranze infinite? In fin dei conti, anche se la scienza fosse andata nella direzione da te indicata, a cosa sarebbe servita? Non stiamo confondendo il mezzo con la causa? A risponde: sarebbe servita a mantenere in piedi, magari con gli opportuni cambiamenti, le altre strutture umanistiche. Io credo che tutti gli uomini della Terra siano pronti a dare ampio credito alla scienza e poco all'umanesimo, considerato probabilmente soltanto come un mucchio di chiacchiere. Credo che sia questa la situazione psicologica nel mondo di oggi. Ora, se questo è avvenuto, bisogna pur vedere come e perché. È avvenuto perché indubbiamente la scienza ormai come entità pura sta dietro la tecnologia, ne è diventata la spina dorsale, l'anima. Quindi si camuffa e naturalmente tutto ciò che è scienza è accettato dall'uomo perché produce degli effetti tangibili. Ma la filosofia, la religione, l'umanistica, in generale, che cosa offrono contro questi fatti precisi? Vi sono indubbiamente e apparentemente anche una serie di chiacchiere che non aiutano l'uomo, o lo aiuterebbero, e noi sappiamo come, in maniera anche più ampia, solo se si potesse fare una certa operazione di recupero dell'uomo, che allora ridiventerebbe di colpo importante. È un matrimonio a lunga scadenza che si dovrà fare per recuperare l'altra parte dell'uomo. In questo senso non mi pare che si confonda, mi pare che sia una situazione oggettiva quella in cui vi trovate. L'uomo è diventato di colpo molto concreto, vuole ormai tutto e lo vuole subito. Vuole realizzarlo presto, non aspetta più i tempi lunghi. Oggi già il giovane o il ragazzo vogliono immediatamente tutto senza attendere. Che abbiano ragione o torto è un altro discorso, ma di fatto, se si pensa così, è perché si subisce in fondo il comportamento generale di tutto un mondo che va così e non se ne ha colpa. In fondo perché il cuscino che dovrebbe ammortizzare il tutto non esiste. È la via di mediazione che non c'è, quella che fa attendere, che induce alla pazienza, che raccorda certi fatti su di un altro livello. Manca, è saltata. Eppure, nonostante questo, noi siamo ottimisti e pensiamo che questa sia una crisi di passaggio e che l'umanità tornerà su livelli stabilizzati. D'altra parte, quando c'è una malattia grave, si chiamano a raccolta tutte le risorse. Siccome è un fenomeno che è sottratto all'individuo, si storicizza. Tanto è vero che tutto il mondo è in crisi. Non siete in crisi soltanto voi che siete qui, o il vostro paese. Quindi è segno che c'è un fatto più ampio alle spalle. Una malattia più grande che ha preso tutti. Ecco una nuova domanda. Qualche volta hai espresso una certa meraviglia per questi nostri apparecchi, questi registratori. Come mai tu, che agisci in uno spazio enorme in cui ti sarà certamente capitato di osservare altri pianeti con tecnologia più avanzata della Terra, come mai questa tua meraviglia? Ah, risponde: in realtà noi vediamo quello che esseri umani producono o quello che viene prodotto nell'universo da altri esseri intelligenti. Tuttavia, quando ci avviciniamo nel dettaglio e quando il particolare emerge, esso ci desta egualmente meraviglia, perché si può dire che qui si tratta dell'invocazione che la materia fa di se stessa, perché nulla di simile esiste come creazione di Dio. Naturalmente sappiamo bene che l'intelletto a sua volta elabora la materia stessa e la ristruttura per fini circoscritti, come accade ad esempio sulla Terra, nelle invenzioni dell'uomo che non hanno un riscontro sul piano universale, ma soltanto sul piano della vita organizzata dell'essere umano. Ecco che dunque, quando ci avviciniamo a certe cose, si capisce, non c'è una sorpresa stupefatta, ma soltanto una notazione sulle capacità dell'uomo, di questa intelligenza umana che riesce ad organizzare certe cose in una maniera utile alla sua stessa specie. In questa direzione si capisce cose altrettanto valide, strumentali, vengono realizzate anche altrove, quindi lontano dalla Terra. Vengono realizzati macchine e accorgimenti interessanti certamente più di questi.
Tuttavia, ogni tipo di organizzazione crea una strumentazione. Il suo miglioramento di vita quindi usa quell'osservazione che porta, cioè, la conoscenza della modalità, di come migliorare l'assetto della vita. In questo, ripeto, c'è la libertà dell'essere intelligente di costruirsi le sue cose infinite e funzionali soltanto a quel sistema. Infatti, per quanto perfette possano essere le vostre macchine, esse sono finite, periranno con la Terra. Quando la Terra finirà di essere un pianeta abitato, si spegnerà con tutte le sue macchine meravigliose. Ecco che anche in questo la produzione dell'uomo acquista il senso della finitezza, perché è legata alla sua vita, alla sua storia, alle sue necessità e non ad altro. Ecco la nuova domanda. Tu una volta hai detto che lo spirito in fondo è un essere solo. Perché allora, se lo spirito è fondamentalmente in solitudine, nell'uomo essa è tanto gravosa? A risponde: vedi, lo spirito è un essere solo, ma in una moltitudine di eventi e di rapporti. È solo in quanto che la strada che egli percorre, per infinita che sia, è percorsa in maniera autonoma. Ogni esperienza viene fatta all'interno di se stesso. Ogni ricerca parte da se stesso e se spesso incrocia l'esperienza degli altri, perché molte vanno fatte assieme agli altri, tuttavia egli sempre e soltanto da solo effettua la sua vita. Però la ricchezza dello spirito è tale che le moltitudini delle idee, il ritrovarsi in una struttura così ampia, vertiginosa direi quasi, quindi ricchissima, lo coinvolge sempre su più piani della sua interiorità. Egli non può dunque sentire la solitudine pur essendo solo. In un certo senso anche la vita dell'uomo si svolge da sola, la propria esperienza, il proprio lavoro, i propri guai, le proprie malattie. Tutto ciò che accade è vissuto sempre all'interno soltanto di se stessi. Ma nell'uomo c'è un meccanismo psichico, una serie di comportamenti, una nascita che non avviene in solitudine. C'è una serie di abitudini contratte e la mancanza di un mondo interiore. La mancanza del mondo interiore, più la costrizione di tipo psichico, fa sì che l'uomo debba condividere se stesso con gli altri. E quando ciò non si verifica, cade in una crisi di solitudine. Lo spirito talvolta può anche avere questa sensazione di dispersione, ma si tratta sempre di situazioni all'interno di una struttura che si muove continuamente, che è articolata insieme alla realtà dell'universo. Dunque la solitudine psicologica come dolore vero e proprio, come angoscia, non è cosa che possa appartenere allo spirito. Il mondo è travolto soprattutto da crisi psicologiche da cui discende il corollario delle altre minute crisi, per quanto gravi esse possano apparire all'uomo. È la crisi della crescita che ha l'adolescente quando appunto dalla fase puberale passa a quella adolescenziale. Così è l'umanità, in un periodo di cambiamento di tutta la sua struttura. Quindi le crisi, benché dolorose, lette in questa chiave devono essere accettate e sopportate. All'interno di queste crisi bisogna combattere anzitutto a livello di se stessi. Bisogna curare il proprio corpo, ma bisogna anche lavorare e studiare. La migliore cura è questa. Lavorare, studiare, avere uno scopo nella vita, avere dei bersagli da colpire e da raggiungere. Il riposo stanca. Questa è la verità. Questo bersaglio bisogna trovarlo dentro se stessi. Talvolta un atto di meditazione profonda fa scoprire talune inclinazioni, talune vocazioni, finora magari mai esaudite, che mai hanno avuto la possibilità di emergere. Bisogna recuperare la propria autenticità e trasformarla in un lavoro che sia fisico o intellettuale, qualunque esso sia, purché si colleghi a certe istanze fondamentali di se stesso. Quando l'uomo è giovane ha sempre molte ambizioni, vorrebbe fare questo o quell'altro. In realtà spesso sono fantasie, ma talvolta all'interno di queste fantasie vi sono alcune linee conduttrici le quali, se seguite, se recuperate, se non si lasciano spegnere, dentro possono dare il segno, il segnale di ciò che va fatto e la strada che bisogna intraprendere. Talvolta gli uomini, senza accorgersene, prendono strade parallele, in tutto simili per qualità, a quelle che avrebbero preso se avessero potuto liberamente seguire la propria inclinazione. Questo è, come dire, una riserva di salvezza per lo psichismo umano, per cui l'uomo finisce egualmente con l'attuare il suo programma, anche di ordine spirituale, su strade che sembrano diverse, ma che in realtà, per qualità, danno le stesse esperienze e anche lo stesso piacere insito nell'attività che comunque l'uomo deve svolgere sulla Terra. Non sempre si può cambiare, ma spesso l'uomo si può modellare e modellare la propria istanza più profonda su una serie di attività di riserva, come dicevamo prima.
ma egualmente funzionali ai fini della propria felicità e del proprio equilibrio. La Terra non offre tutto ciò che voi vorreste nella vostra fantasia o nei vostri programmi, ma lo spirito, quando viene sulla Terra, talvolta può precisare un programma abbastanza chiaro, ma talvolta precisa soltanto un'inclinazione generica che funzione, o pulsione spirituale come io la chiamo, può essere indirizzata attraverso canali fra loro diversi, ma simili qualitativamente. Questo consente anche allo spirito di utilizzare in maniera più varia e anche più elastica il corpo, che non dedicandosi ad un tipo di esperienza da farsi esclusivamente con un solo mestiere. In questo caso la situazione dello spirito sarebbe drammatica, perché è praticamente impossibile condizionare un corpo che vive in un ambiente sociale in maniera così precisa. Oltretutto c'è una sovrastruttura che impedisce all'uomo di realizzare esattamente ciò che lo spirito vuole. Quindi lo spirito sarebbe fallito in partenza, sempre o quasi sempre. Ma ecco una gamma di possibilità per mestieri affini, non in senso quantitativo, ma per la ricchezza e la possibilità di esperienze e la somiglianza di natura psicologica. Ad esempio si può fare il caso di chi può avere una particolare vocazione per la ricerca, nel campo della chimica, nel campo della fisica, e che può avere una straordinaria somiglianza con ricerche fatte, per esempio, in ambito archeologico, addirittura legale. Oppure pensate al lavoro di chi è dedito alla sicurezza dello Stato, alla gendarmeria, per esempio, al lavoro che in tutto il mondo va fatto. Coloro che fanno le spie, tanto per dire una cosa, e si passa fra il bene e il male, si passa dalle esperienze lontane tra di loro ed atteggiamenti mentali, ad una psicologia che rivela la similarità di esperienze fra loro apparentemente diverse, che richiedono un'eguale compartecipazione della struttura. Quindi, lo spirito, quando c'è il suo recupero, quando cioè l'uomo recupera da dentro se stesso certe qualità essenziali, ritrova la sua dimensione. Questa elasticità, che sulla Terra non si realizza con tanta facilità, perché l'uomo non è abituato a leggere dentro se stesso e a recuperare certe cose, fa parte di una struttura più vasta che rientra nell'organizzazione dell'universo, dove l'atto di intelligenza di Dio si manifesta a livello di questa apparente rigidità delle leggi dell'universo, le quali però, una volta penetrate, si rivelano molto meno rigide di quanto sembrino dall'esterno. Tant'è che lo spirito, ogni qualvolta sale in una dimensione diversa, si articola ad un livello diverso. Non avverte più la legge, ma avverte di essere lui stesso una legge in movimento. Cioè egli si sente legge, rientra egli stesso nella legge, per cui essa appare come un fatto esterno, come una costrizione esterna, finché non si entra nel livello cui la legge appartiene. Ma quando vi si entra, essa non viene più avvertita come qualcosa di esterno, mentre lo spirito, che è a quel livello, sente di applicare con se stesso la legge che prima gli era parsa esterna. Si sente, cioè, portatore della legge. Questo si riannoda in qualche modo alla continuità che c'è tra lo spirito e Dio, a questo doppio legame, a questa presenza di Dio nello spirito. Questo doppio passaggio circolare per cui è lo spirito a rappresentare la legge che viene rivissuta fuori da quello spazio come una legge data, riannoda i fili tra l'essere spirituale e l'essere divino, e fa sì che l'essere spirituale possa ogni volta identificarsi nella legge come legge e soggetto della legge. Senza lo spirito nulla vi sarebbe in questo campo, in quanto che è la realtà dello spirito che pone e condiziona il problema dell'esistenza. Senza la presenza dello spirito il problema dell'esistenza e delle sue leggi sarebbe un problema esclusivamente divino, e in ogni caso non sarebbe più un problema perché nessuno sarebbe in grado di porlo come tale. La molteplicità dello spirito nei confronti dell'unità di Dio si pone in una misura dialettica, ma dal punto di vista di una progressione storicistica, direi quasi quindi quantitativa. La presenza dello spirito rappresenta la legge, è legge, e la presenza di Dio come unità è resa come origine, come causa incausata di tutto questo infinito procedimento che è la discendenza dal Padre. È che in qualche modo ovviamente va inteso in questa dimensione, perché è pur sempre una discendenza dal divino, tutto ciò che è. Certo, il problema di Dio nei rapporti con l'uomo e con lo spirito assume a volte aspetti che si potrebbero definire paradossali. Lo spirito cerca di raggiungere un'autonomia sempre maggiore, una forza sempre più grande, e di fatto con l'evoluzione egli amplia costantemente e continuamente se stesso, fino a livelli tali da non poter essere chiusi in una dimensione. La grandezza dello spirito è progressiva, e dicendo grandezza usiamo già un'espressione molto umana di riferimento.
Diciamo che la qualità, il livello, la capacità, quindi la potenza dello spirito, concorrono a costituire l'autonomia e l'unità di questo spirito, sempre più compatto come unità. Eppure, man mano che questo potere dello spirito aumenta, in un certo senso possiamo anche dire che diminuisce. Potremmo dire che più lo spirito amplia se stesso, più si avvicina a Dio. Ma questo dovrebbe anche significare diminuzione del suo potere, in quanto che più esso si avvicina, più la presenza di Dio sovrasta ogni cosa e lui medesimo. D'altra parte, lo spirito cerca questa autonomia proprio nell'ambito di quello che possiamo chiamare l'abbandono. È la confluenza entro un'amplificazione di tutta la struttura della realtà. A quel punto Dio gli appare più grande. Alcuni avevano ipotizzato che un aumento di grandezza dello spirito potesse significare una diminuzione di quella di Dio, che cioè lo spirito, tanto più comprende Dio, tanto più questi si rimpicciolisce, nel senso che diventa definibile, più comprensibile. In genere, quanto più una cosa è comprensibile, tanto più la controlliamo, la dominiamo e la possediamo. Indubbiamente lo spirito raggiunto un'altezza inimmaginabile, tanto per capirci, riesce a comprendere di Dio molto più di quanto possiate comprendere voi, per esempio. Ma è anche vero che questa maggiore grandezza dello spirito coincide anche con una dilatazione di tutto il campo della divinità, perché così lo spirito riesce a vedere di essa cose che in una condizione inferiore non avrebbe neppure concepito che potessero esistere. E comunque c'è contemporaneamente un'amplificazione di questo Dio. Nei confronti di Dio si verifica una situazione e un rapporto che in qualche misura anche l'uomo può capire, anche se non riesce a realizzarlo. Quando voi volete bene ad una persona, va bene veramente, non so francamente se questo è un sentimento esistente sulla Terra come lo intendo io, immagino che esista, immaginiamo un rapporto padre-figlio, madre-figlio, o anche un rapporto d'amore come lo intendo io, il che non ha niente a che vedere con il rapporto d'amore vostro. Io credo che anche voi, uomini, non possiate più quantizzare questo bene una volta che esso si realizza. Si può voler bene a un figlio, ma fino a quale punto questo bene può essere amplificato? Può aumentare l'amore verso una persona che già si ama? Quali spostamenti ci sono all'interno di questo rapporto di amore? Io ti parlo di un rapporto di amore che non deve avere necessariamente certi riferimenti. Tu dici che può aumentare, ma spesso sulla Terra ciò avviene perché nel tempo si accumula. Nel tempo, con le abitudini, i ricordi, i legami, con una serie di fatti che poi non hanno nulla a che vedere veramente con l'amore. Io credo che l'amore, quando c'è, resti tale. Perché se è veramente amore, è un rapporto che non si svolge più attraverso lo spazio e il tempo. È un darsi e un ricevere continuamente e contemporaneamente, al di là di ogni singolo fatto umano. Anche se sulla Terra voi siete costretti a manifestare questo amore in una maniera visibile, con il rapporto fisico, con la vicinanza, con il vivere assieme, con lo scambiarvi doni o l'andare a passeggiare insieme. Sono legami esterni che non hanno niente a che vedere con l'amore. Sono però una maniera di comportamento per scambiare questo amore, per farvelo capire, per la necessità fisica e psichica di stare insieme e di realizzarlo, questo amore, attraverso una serie di comportamenti. Ma l'amore non è queste cose, non è lo scambiarsi il corpo, il dono, il vivere insieme, il guardarsi negli occhi e dire certe cose, questo non è amore. Questa è la crosta materiale della sua manifestazione. Ma l'amore è un'altra cosa, sta sotto, e non riuscite a farlo capire se non attraverso appunto la gestualità, la parola, il corpo, le simbologie e i riferimenti. Ma l'amore è un'altra cosa. E quest'altra cosa non aumenta né diminuisce, perché è già un rapporto, una saldatura che è già avvenuta. Due cose che sono saldate insieme non si possono fondere più di così. L'unione così è completa, ed essendo completa a quel livello dico che non le manca niente. Ora, immaginate questa stessa cosa ad un livello, per quanto possibile alla vostra immaginazione, ancora più grande, più potente, che inchioda, per cui lo spirito, attraverso la sua evoluzione e la sua comprensione, si inchioda letteralmente alla divinità, con un rapporto di autenticità, come un concreto prendere da Dio la sua essenza e sentirla dentro, quando appunto si è crocifisso dentro questa divinità. Allora non si pone più il problema se deve salire o scendere, se deve amarlo di più o di meno, se deve capirlo di più o meno.
perché avendolo già dentro, avendolo trovato nella sua dimensione di spirito, questo padre, perduto e ritrovato, con l'evoluzione egli continuerà ad andare avanti perché essa è infinita. Ma Dio non sarà mai più un problema, nemmeno di amore, perché lo spirito ha così ritrovato dentro la sua spiritualità l'immagine del padre perduto. È a questo punto che Dio va successivamente rielaborato, ma il principio di amore di cui dicevo è ormai superato. E ogni pianificazione, ogni modalità di rapporto con Dio attraverso l'evoluzione resterà immutata nella maniera che noi sappiamo. Per questo amore lo spirito non ha dei riferimenti come i vostri, non ha bisogno della vicinanza dei luoghi, dello scambio dei corpi, delle menti, degli spiriti, non ha bisogno del dono e della passeggiata o delle parole d'amore. Ovviamente lo spirito raggiunge quell'equilibrio universale che dicevamo nei confronti di Dio. Avere questo rapporto con Dio ovviamente non significa ancora conoscerlo. Quello della conoscenza è un problema pacifico, non è un problema drammatico, come può essere vissuto dallo spirito fino al momento in cui non trova il suo equilibrio con Dio, cioè fino a che non capisce dentro di sé come risvegliare, come far funzionare questo rapporto con l'altro, che è Dio, che pure sente dentro di sé come un'altra interiorità, come Genesi, perché è pur sempre Dio, il Padre perduto nel momento della creazione. Nel momento della creazione il Figlio non ha più il Padre, vive senza di lui per sua autonomia. La separazione da Dio significa per lo spirito autonomia, libertà, quindi unità, assicurazione dell'eternità della vita. Eppure, nonostante quel distacco ombelicale, lo spirito non ha mai potuto vietarsi, né alcuno gli ha mai vietato, di portarsi dentro lo stesso Padre per il semplice ma fondamentale fatto che esso è qualitativamente come il Padre ed è quindi la stessa essenza del Padre. E questo gli assicura l'eternità ma è l'infinitezza della sua evoluzione. Al prossimo capitolo. Se apprezzi i contenuti di questo canale e vuoi contribuire a tenerlo attivo, puoi farlo tramite una donazione. I riferimenti li trovi nella scheda informativa o in descrizione sotto questo video. Tante piccole gocce faranno il mare su cui potrà continuare a navigare questo veliero, o zattera. In alto i cuori.